Tredicesima giornata del campionato di promozione, girone A, Mosaico Vallesina che torna a giocare di fronte al proprio pubblico al Pierucci di Moie contro la New Relax Rio, scontro al vertice della classifica, quota 20 la Mosaico Vallesina, quota 19 la New Relax Rio, anche se è una classifica decisamente molto molto corta, quella del girone A della promozione. Mosaico Vallesina priva di Tiziano Cocilova, che è stato espulso nell'ultima partita, manca dunque sicuramente qualità soprattutto sui calci piazzati per la formazione di casa, che si schiera con Moreschi, Foroni, Tenenti, Masseni, Colini, Guazzarotti, Orazzi, Bevilacqua, Di Gruccio, dal 63esimo Tigano, Campanelli e Belelli, allenatore Sergio Spuri. Per quanto riguarda invece la New Relax Rio, Bernacchia, Ferri, Politi, Tarantini dal 73esimo Bologna, Bonci, Passeri, Goffi, Candiracci, Baldelli dal 73esimo Ciaroni, Zonghetti e Biagione, allenatore Urso. Dirige la partita il signor Carpetti della sezione di Ascoli, Piceno, Mosaico, Vallesine, maglia bianco-azzurra, in maglia rosso-blu la New Relax Rio, qui attacca la Mosaico, pallone sulla corsia di destra, l'uscita attenta del portiere Bernacchia che blocca ancora la sfera, prova a ripartire intanto la formazione ospite, pallone in area di rigore, c'è l'uscita attenta ancora di Moreschi sui piedi di Baldelli e riesce a togliergli praticamente il pallone prima che quest'ultimo possa coordinarsi per la battuta, calcio di punizione qua per la Mosaico, il tentativo dalla distanza alto sopra alla traversa, pallone ancora messo in mezzo in fase d'attacco per la formazione New Relax Rio, il tentativo ancora d'attacco, ma poi l'intervento con i piedi da parte di Moreschi, che preferisce non rischiare e allontanare il pallone con decisione in fallo laterale, ancora un'azione d'attacco qua della Mosaico, leggera deviazione, l'uscita attenta di Bernacchia che blocca la sfera, ancora un calcio piazzato invece qua per la New Relax Rio, pallone che rimane pericolosamente in area di rigore, poi ci pensa Tenenti a sbrogliare la difficoltà difensiva e ad allontanare il pallone. Attacca di nuovo la Mosaico, il tentativo sul primo palo, Bernacchia ancora una volta ben piazzato a protezione della propria porta, riesce a bloccare il pallone. Qui c'è il calcio d'angolo per la New Relax Rio, pallone in mezzo sul primo palo, va a staccare Baldelli ma non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta e lo stesso si perde a fondo campo. Qua c'è invece il fallo commesso ai danni del giocatore della New Relax Rio e nella circostanza siamo passati con le immagini al secondo tempo, il tentativo di cross all'interno dei 16 metri, ancora Moreschi a bloccare la sfera, qua c'è un diagonale veramente che fa correre i brividi lungo la schiena alla difesa della Mosaico Vallesina, il tentativo di Baldelli che è uscito di poco a fondo campo, il fallo questa volta invece è su Orazzi, commesso da Ferrin, complicità con Tarantini, pallone calciato in mezzo, mischia in area di rigore, vanno a terra un paio di giocatori, tutto regolare secondo il direttore di gara, e pallone che si perde sul fondo, qua c'è un colpo di testa invece di Belelli con la gran parata da parte di Bernacchia su una ripartenza in contropiede della New Relax Rio che prova ancora a rendersi pericolosa, mentre qua è la Mosaico che ha l'opportunità per la conclusione, pallone che termina di poco sul fondo, Campanelli invece su questo tiro cross chiama Bernacchia ad una parata tutt'altro che semplice, ancora l'opportunità con il pallone messo in mezzo, nuovamente una traiettoria insidiosa, ma attento ancora una volta a Bernacchia e si oppone bene recuperando il pallone, c'è questo tocco invece morbido da parte di Tigano, pallone colpito d'esterno che esce veramente di pochissimo sul fondo con il portiere Bernacchia in controtempo che nella circostanza era battuto. Qua ancora la Mosaico che prova il tutto per tutto nei minuti conclusivi, intervento ancora dell'arbitro, questo fallo deciso di Goffi, calcio di punizione e inevitabile cartellino giallo, ma a questo punto finisce qua praticamente la partita, 0-0, ancora un pareggio per la Mosaico che rimane comunque sempre nelle zone di alta classifica.